Non una, non due, non tre, ma neanche quattro, bensì cinque fotocamere. E non c'è una grandangolare, non c'è una zoom, perché tutte queste cinque fotocamere scattano simultaneamente. Due sono a colori, tre sono in bianco e nero, sono tutte ingegnerizzate da Zeiss e servono per avere 60 megapixel di informazioni da poi comprimere in una foto da 12 megapixel che riesce a mettere a fuoco completamente tutte le varie, diciamo, oggetti, tutte le varie cose che ci sono in una foto per poter andare a fare un refocus a posteriori, ma soprattutto ogni scatto è HDR. Ve lo faccio vedere subito, perché questo è il focus del telefono. Vi faccio vedere subito quello che può fare questo Nokia 9 Pure View, una foto scattata non da me ma ovviamente dallo staff Nokia. Guardate, questa è l'applicazione ovviamente standard di Google. Alzo la luminosità così da vedere meglio e guardate qua, se faccio modifica posso decidere se aumentare o diminuire la profondità di campo e posso decidere anche che cosa mettere a fuoco. Vedete, qua metto a fuoco il fondo, qua metto a fuoco il motorino in primo piano, tutto in post produzione, oppure posso decidere di mettere tutto a fuoco. Questa è una delle possibilità. L'altra possibilità, ho fatto prima con questo telefono, anzi ve la faccio al volo, guardate, apro la fotocamera, metto in foto, mi metto qua così, io sono assolutamente in controluce, vediamo se riusciamo, anzi metto un pochino più al buio, scatto una fotografia, vado qua, ovviamente tutto in manuale, elaborazione, ci mettono un po' a elaborare, il processore è lo Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 di memoria e vedete, è riuscito a creare una gamma dinamica per mettere in luce più o meno me e anche più o meno lo sfondo, sfondo che è un LED wall e quindi è molto molto luminoso. Vi faccio vedere anche le altre funzionalità, perché se andiamo nella modalità Pro abbiamo la possibilità di una velocità di otturatore fino a 10 secondi, ovviamente con modifiche che si vedono live in diretta, poi si possono cambiare gli ISO e il bilanciamento del bianco. In modalità, nelle impostazioni c'è la possibilità di salvare anche in formato RAW e poi vabbè ci sono la possibilità di cambiare che modalità usare prima rispetto alle altre. Questa è la possibilità di attivare la foto live in movimento oppure meno e poi foto bokeh, insomma tutte le varie funzionalità. Video mi sembra fino al 4K, vediamo se 60 frame per secondo oppure no. Dove trovo le impostazioni, scusate ma hanno appena finito la presentazione, quindi è la prima volta che smanetto questo telefono. Impostazioni sotto dove? Incredibile, l'ho trovato, eccolo qua, risoluzione posteriore, come vedete può fare il 4K HDR oltre al 4K standard. Questo per quanto riguarda le fotocamere. Davanti la camera è una 20 megapixel, il display da 5,99 pollici 2K plastic OLED, ha la ricarica wireless integrata, batteria da 3320 mAh e abbiamo il sensore di impronta digitale che è sotto al display. Andiamo qua nelle impostazioni, vediamo un attimino le informazioni sul sistema. Andiamo qua, informazioni sul telefono, ovviamente Android in versione 9, patch al 1 febbraio del 2019. Torniamo indietro, gira bene, ovviamente è un Android puro, anzi è un Android One. Cosa dirvi? È un telefono che non è male, vetro dietro, Gorilla Glass 5, accensione e spegnimento, qua i pulsanti per il volume, qua la possibilità di mettere la SIM card e qua sotto Type-C con l'altoparlante mono. Prezzo in Italia 649 euro. Non lo so se questa politica di andare sulla foto, diciamo, più professionale, più qualitativa rispetto a fare una foto grandangolare oppure zoom, quindi l'utilizzo di queste 5 camere potrà pagare o meno, non lo so. Intanto ci sono altri 2 o 3 Nokia che hanno presentato e uno di questi è il Nokia 4.2, telefoni abbastanza inutilini diciamocelo. Prima di tutto un display veramente bruttarello, HD, vediamo se riusciamo no, tra l'altro la luminosità è al massimo. La cosa che invece mi piace è il LED di notifica laterale sul pulsante accensione e spegnimento, che potrebbe essere una cosa carina, e il pulsante dedicato all'assistente Google. Dietro doppia camera, una da 13, l'altra per l'effetto bokeh.
ma carino, display 5,9 pollici, tiene bene in mano, 199 euro, il processore un po' così, probabilmente lo Snapdragon, non probabilmente, sicuramente 439 e 32 GB di memoria, 3 GB di memoria RAM, c'è anche la versione da 2 GB, ma secondo me non si muove che 2 GB 169 euro, e anche qua ovviamente Android in versione 9. Ma c'è ancora di peggio. Eccolo qua, ed è il 3.2, scendiamo a Snapdragon 429, display con luminosità al massimo, ma qua sotto le luci, anche questo non benissimo, anche poco oleofobico, vabbè, però è più grande, ha un display da 6,26 pollici, ovviamente è HD+, non è Full HD, però anche qua abbiamo il pulsante con il LED di notifica, una camera sola dietro, mamma mia quante ditate, super plasticone, ma batteria da 4000 mAh, anche qua pulsante per l'assistente Google. Vabbè, direi quasi non pervenuto. E forse lui è quello che ha più senso, Nokia 1 Plus. Si può anche chiamato One Plus, un po' sorridere questa cosa, ed è un Android Go. Vi faccio vedere cosa vi ricorda questa cosa. È i gran bei tempi passati, quando la cover si poteva togliere. Tra l'altro potrei tranquillamente rubare, perché l'antitaccheggio è sulla cover. Vabbè, comunque due SIM SD a espandere gli 8 GB utente, avete capito bene, 8 GB. Però è vero che anche costa solo 109 euro. Il processore è un MediaTek, al primo colpo non è scesa la tenere notifica, al secondo colpo neanche, al terzo ce l'abbiamo fatta, insomma le prestazioni sono quelle che sono, però attenzione perché c'è Pi anche qua, no, ho sbagliato, andiamo nelle avanzate, system update, about phone, eccolo qua, Nokia 1 Plus e Android versione 9, no, qua non dice, attenzione, tra l'altro pesce sicurezza più avanzati di tutti gli altri telefoni che abbiamo visto qua al Mobile World Congress fino adesso, ma vabbè, Android 9 ve lo dico io che è la Go Edition. La batteria da 2500 mAh, bella questa texture 3D della plastica posteriore, l'altoparlante è dietro, il MediaTek da 1.5 GHz, il display da 5,45 pollici, 18 noni. Voi pensavate fosse finito qua, anche se questo Nokia 1 forse è quello che ha più senso, io metto lo zaino in spalla e vieni, vi porto qua, ops, sorry. Stavo schiantandomi contro la persona, qua stanno facendo un video, mi sposto lateralmente, qua non c'è il telefono, ma dai, vi voglio far vedere questa novità assoluta che non è neanche 3G ma è 2.5G, eccola qua, dribbliamo cinesi, giapponesi, gli rubo il telefono sotto al naso, Nokia 201, quanto costa? Mi pare, l'hanno presentato a $35, quindi chissà quanto arriverà in Italia, ma boh. Ma ha senso ancora presentare questi telefoni? Hanno fatto il 3310, hanno fatto l'8110, il Nokia 210, ma anche no. Ciao!